マクロの空を貫いて地球を打った雷は我ら幼い人類に目覚めてくれと放たれた。マクロス、マクロス、惜しくだった若者は愛する人をかばいつつ旅立つ日々を戦い開く。 Will love me tomorrow。 闇を切り裂き飛びゆく先は遠く輝く青い星。マクロス、マクロス、Fokker è morto. Lo shock della sua morte ha lasciato profonde ferite nel cuore di Claudia e di coloro che gli erano vicini. A soffrire molto è anche Hikaru Ichijo, il quale a causa delle sue ferite non aveva potuto partecipare al combattimento. Comandante Global, le ricordo che il volo a bassa quota sui centri abitati è strettamente proibito se non in caso di emergenza. Le ordino di prendere quota e di modificare immediatamente la rotta. Ma questa è un'emergenza. Finché avremo a bordo 56.000 civili, Macross non sarà in grado di funzionare come si deve. Ho già i motori al massimo e non riusciamo ad alzarci. Chiedo il permesso di far scendere a terra questi civili. Nessuna delle persone a bordo potrà lasciare l'astronave. La decisione è ormai presa. Comandante Global, ha intenzione di non sottostare alle direttive? Non oserei mai. Il fatto è che il sistema di controllo gravitazionale non funziona alla perfezione e temo che possa guastarsi irrimediabilmente da un momento all'altro. Che cosa? Ha idea dei danni che farebbe se Macross dovesse precipitare sulla città? Per questo chiedo di far scendere i civili. No, non è possibile. Non insista, Global. Minacciarli così non potrebbe essere controproducente per tutti noi. Macross è il simbolo delle forze del governo congiunto terrestre. Se si scoprisse che il capitano si rifiuta di sottostare agli ordini, il Ministero della Difesa perderebbe la sua credibilità. Ed è questo genere di complicazioni che il quartier generale vuole evitare. Non è così, capitano? Sì, esatto. Se il mio comportamento dovesse portare a qualche punizione, me ne assumerò io solo l'intera responsabilità. Ma ritiene che adesso il quartier generale potrebbe cambiare idea? Veramente temo proprio di no. Allora perché? Anche se ci negheranno il permesso di sbarco, spero che qualche governo locale abbia intercettato la comunicazione di poco fa e ci offra il suo appoggio dando un futuro ai civili. Per noi sarebbe la soluzione ideale, giusto? Già. È vero. Bene, intanto che aspettiamo che qualcuno accetti i nostri civili, ingannerò il tempo con un caffè. Quale dolce posso scegliere? Vuole anche un dolce. Poverina, cerca di tirarsi su. Vero. Se fosse morta a me la persona amata, io avrei perso ogni contatto con la realtà. Akane miso maru cafe terasu Takishu kohii no kaori ni notte Tango no rizumu ga mono ume ni Hitori sabishiku step fumeba Watashi no kokoro ni kaze ga fuku Kono mama anata ga konai nara Konya wa dare ka to Sei guarito, Hikaru? Sì. Non potevo certo restarmene a letto con la scusa di quei graffi dopo quello che è successo a Roy. Passando ad altro, come vanno le trattative per lo sbarco dei civili? Stiamo ancora cercando una regione che si offra di accoglierli.
Bello questo brano. A cantare la tua ragazza, è vero? Scenderà a terra anche lei? No. Minmei ha detto chiaramente di voler restare qui, su Makros, con suo zio, sua zia e il caro cugino Kaifun. Una vera fortuna per te. Vedremo. Resterà anche lui. Anche se siamo tornati sulla Terra, non vuol dire che non ci siano pericoli. I lavori per la nuova barriera che deve coprire l'intera struttura di Makros sono stati completati. Sì, senza dubbio è più pratica dello scudo localizzato, ma le simulazioni hanno dimostrato che non può resistere molto a lungo. E quindi, se gli Zentradi si accanissero sul serio contro di noi, soccomberemmo tutti quanti, giusto? Non lo trovi strano? Sappiamo che prima o poi perderemo contro questo nemico. Eppure ci ostiniamo ancora a combattere. Hai cantato bene. Grazie, Kaifun. Il lavoro è stancante, però. Che cosa ti è successo? Ti vedo pallida. Nessun problema, ho solo bisogno di riposo. Minmei! Cerca di farti forza, Minmei! Minmei! Capitano, ho un messaggio in codice dal governo locale dell'Ontario, Nord America. Dalla regione dell'Ontario? Cosa dice? Lo decifro. Siamo pronti ad accogliere i rifugiati a bordo. Fate rotta verso la nostra regione. Capitano! Vittoria! Claudia, inserisca all'istante la nuova rotta. Ci dirigiamo in Ontario. Signor sì. Rotta 1208 impostata. Punto di arrivo Ontario. Prepararsi alla partenza immediata. Esigo una spiegazione. Perché mai ci stanno proibendo di attaccare Makros? Neanche io riesco a capire le ragioni dei nostri superiori, ma quest'ordine è comunque assoluto. Finché l'operazione di spionaggio non sarà conclusa, nessuno dovrà agire. Ma non è possibile! Non vedono che Makros ha fatto ritorno? Ora abbiamo un'occasione unica. La eliminerò insieme ai microniani. Kamjin! Kamjin! Esigo una risposta! Mia! A quanto pare devo chiedere ancora una volta la tua collaborazione per fermare Kamjin. Ma io? Che cos'hai? Comandante Raplanis, io la prego di ridurmi a microniana e inviarmi quale spia. Che cosa? Perché un pilota eccellente come te vorrebbe diventare una nullità microniana? Miria! Devo diventare una microniana! Dopo tutti i miei impeccabili scontri contro il gruppo armato di ricognizione, dopo innumerevoli combattimenti in cui ho riportato solo vittorie, anch'io sono stata sconfitta e da un microniano. Voglio ritrovare quel velivolo e il suo pilota. Ecco, è qui. Capo! Max, Kakizaki, come avete fatto a trovarmi? Abbiamo domandato al tenente Ayase e ci ha detto che era qui. Questo caccia è il teschio 1 del tenente comandante Fokker, vero capo? Sì. A partire da oggi sarò io a prendere posto ai suoi comandi. Si era sempre vantato del fatto di non essere mai stato abbattuto e adesso è morto. Se n'è andato lasciando il caccia a me. A me che sono già stato abbattuto più volte. Cambiando discorso, è arrivata anche a lei la voce che presto i civili potranno sbarcare? Hanno trovato una soluzione? Sì, sembra di sì. Ho sentito dire in giro che la regione dell'Ontario è pronta ad accoglierli. L'annuncio verrà dato pubblicamente domani mattina. Ottimo! Che ne dice, capo, di approfittare del momento per andare a fare baldoria in città prima che venga abbandonata da tutti? A volte un po' di distrazione è necessaria, non crede, capo? Sì, giusto. E questa sera offro io. Così deve fare un capo, vero Max? Bene, deciso allora, andiamo, troviamoci un bel localino! Sì, andiamo a divertirci. Sì. Noi ci avvicineremo il più possibile a Makros per attivare le CM, quindi tu arriverai con la flotta. Ma le astronavi di grandi dimensioni non sono adatte all'atmosfera. Non ti preoccupare, so per certo che i microniani tengono molto al loro pianeta. Ci basterà arrivare nei pressi della superficie per averli in pugno. Capisco, ma questo implica che contravverremo ancora una volta gli ordini. Se cominciassi ad aver timore di fare a modo mio in ogni occasione, non sarei più io.
di velivoli non identificata sta attraversando l'atmosfera, punta verso di noi! Che cosa? Proprio ora che eravamo quasi arrivati in Ontario. Eh già. Non possiamo farci distruggere ora. Ayase, ordini a tutti i piloti di entrare in azione. Signor sì. Un controfiletto gigante, pronto. Finalmente! Che aspetto invitante! Kakizaki, hai davvero intenzione di mangiarlo tutto? Se non riesco a finirlo, me lo faccio incartare! Terzo tenente Dream, squadriglia Valkyrie. Le merci da lei ordinate sono appena arrivate. Ma questo è... un ordine di decollo! Tirare con urgenza! Kakizaki, andiamo! No, il mio controfiletto! Tenente Fokker, prendo io i comandi della tua Valkyrie. Mi impegnerò anche per te. Fratellone. Squadriglia Teschio numero 1, sono pronto al decollo. Ricevuto. Qui Capo Teschio, decollo effettuato. Capo Teschio? Sì, da oggi il secondo tenente Ichijo pilota il mezzo del tenente comandante Fokker. Quel ragazzo. Teschio a 2 e 3, mi raccomando, non perdete mai la concentrazione durante il combattimento. Non dovete farvi uccidere per nessun motivo. Capito, capito. Ricevuto, capo. Mi sentite? Onde di interferenza al massimo. All'attacco! Andiamo, venite! Vada così, capo, e lo spirito del tenente Fokker troverà presto pace! Ah! Mi aveva appena detto di stare attento! Scusa, Max! Onde di interferenza a livello 108. Possiamo partire in qualsiasi momento. Ottimo! A tutte le navi, discesa verso la superficie! È strano! Il radar ad ampio raggio non fornisce indicazioni! Usano le EMC, ci mancava solo questa. Prepararsi ad attivare il nuovo sistema di barriera. Voglio che sia efficiente entro 10 minuti. Ma capitano, se attiviamo la barriera non saremo più in grado di utilizzare le nostre armi. Abbiamo trovato un posto dove far sbarcare i civili e la nostra priorità è proteggerli ad ogni costo. Sì, signore. Attivare il sistema di barriera. Primo ufficiale Miria, è certa di voler entrare in quella nave dei Microniani? Sì. Il comandante Raplamis è preoccupata per la sua decisione. L'ho notato anch'io. Non ha neppure cercato di bloccare Kangin e il suo attacco. Si riprenderà. Lo spero, ma non lo so neanche. Qui Massacro, MacDomira, rispondi! Come sta andando lì? Qui MacDomira, siamo arrivati in prossimità della superficie come da piano. Molto bene, tutte le navi si preparano. Ma nessuno spari finché non avrò iniziato io l'attacco. Ricevuto. Navi da guerra enormi! Che diamine! Navi da guerra! Azionare subito la barriera! Azionare immediatamente la barriera! Sistema di barriera azionato! Energia della barriera in aumento! Barriera omnidirezionale! Rileviamo una vasta reazione energetica intorno a Marcus. Non importa! Fuoco! Thank you.
bersaglio colpito. Abbiamo vinto. Che cosa? La barriera risulta impenetrabile. Incredibile! Quella barriera ha resistito a un attacco di terribile potenza. Spero che questo li convinca a desistere. Energia assorbita 95%, riflessa 3,3%. Sembra che quella bolla di energia li protegga dai nostri attacchi. Che si fa? E me lo domandi? Attacchiamo ancora. Sta entrando nella zona gialla e seguita ad avanzare. Questa volta non intendono mostrarsi clementi. Non ci converrebbe chiamare il quartier generale per avere dei rinforzi? No, Sammy, è inutile. Se avessero intenzione di aiutarci, sarebbero qui già da tempo. Non sarà perché abbiamo insistito a richiedere una sistemazione per i civili? No, non credo. Forse temono uno scontro con gli alieni, che di certo causerebbe innumerevoli vittime e danni al pianeta. Controllo barriera a ponte, comunicazione urgente. Il sistema di barriera è instabile. Che cosa? Capitano. Questa volta gli zentradi fanno sul serio. Colpite le navi nemiche prima che la barriera ceda, è un ordine. Se fanno sul serio non credo che per noi ci sia speranza di vittoria. Tenente Ichijo, Fokker non avrebbe mai parlato in questo modo. Ricevuto. Max, Kakizaki, come avete sentito ci spostiamo. Andiamo nel punto AR1181 a colpire il nemico. Dobbiamo farcela, se Macross venisse distrutta sarebbe la fine. Max ha ragione, capo. Forza, impegnatevi, ma non fatevi uccidere, avete capito? Andiamo. Che i microniani siano quasi al limite. Li abbiamo quasi schiacciati. I generatori della barriera numero 4 e 7 stanno perdendo potenza. Passiamo ai sottosistemi. Signor sì. Problemi ai circuiti di stabilizzazione del campo. La squadriglia Windsor delle Valchirie è stata distrutta. La flotta nemica sta entrando nella zona rossa. Gli zentradi continuano il loro attacco. Il sistema di barriera è sovraccarico. Allarme rosso! Allarme rosso! No. Qui sta per esplodere tutto! A tutte le squadriglie Valchiri! Evacuare immediatamente l'area! Ripeto, evacuare immediatamente l'area! Evacuare! Sì, la barriera sta per esplodere! Allontanatevi voi che potete! Che ne sarà di Macross dopo l'esplosione? Scappate! Dannazione a loro! Ritirata! Kakizaki, non restare indietro! Kakizaki! Capo, non ce la faccio, capo! Ah! Kakizaki! Richiesta squadra medica in sala controllo barriera. A tutti i blocchi, fare rapporto dei danni. Non è rimasto nessun mezzo della flotta nemica. La superficie è stata devastata per oltre 25 chilometri. E Macross, che era al centro dell'esplosione, è tutto ciò che è rimasto. Capitano, riceviamo una comunicazione dal governo dell'Ontario. Già immagino quale ne sia il contenuto. L'energia assorbita dalla barriera è stata rilasciata distruggendo tutta l'area circostante. E l'Ontario ha ritirato la sua offerta di accogliere i profughi. Devo riferire di aver perso Kakizaki. Capisco. Però le persone a bordo di Macross
Tutte le persone a bordo di Macross sono sopravvissute. Quali sono le condizioni di Minmay? Resterà ricoverata? Signor Lin Kaifun, data la sua presenza nel film, possiamo avere un suo commento sulla salute di sua cugina? Scusate, ma non riesco a capire perché siate venuti da me. Ma visto che siete qui, vi confesso che nutro molti dubbi sul sistema attuale. Abbiamo perso molte vite in questa battaglia e anche la zona circostante è stata distrutta. Ma il fatto ha qualcosa a che vedere con il malessere della signorina Minmay? No, certo. Cronaca mondana come controllo dei media. Lin Kaifun. Solo non riesco a capire come, dopo tutto quello che è avvenuto, abbiate voglia di interessarvi a un'attrice svenuta per un po' di stanchezza. È vero. Sì, non possono fare nulla per bloccare questa guerra. Avete sentito? Sta parlando di rinunciare alla guerra. Ma bloccare le guerre è un'idea insensata e non attuabile. Negherebbe ogni ragione di vita. Però vi sembrerà strano, ma comincio a capire le sue ragioni. Sì, sì, è vero. La ragione ci impone di uscire da questi combattimenti insensati. E noi che ci battiamo per proteggerli. Non capisce che a volte, pur volendolo, non si può abbandonare perché questo gioco. A morire così? Il tenente Igigio al telefono numero 3. Sì, pronto. Ikaru, finalmente sono riuscita a trovarti. Oh, Minmay. Sono svenuta per il troppo lavoro, non è assurdo? Ora sono sotto osservazione all'ospedale centrale. Ho talmente da fare che ci voleva giusto questo per avere un po' di riposo. Se hai tempo, ti andrebbe di passare un momento a trovarmi. Aspettavo Kaifun, ma non è ancora arrivato. Che c'è? Sei sorpreso? Non c'è bisogno che mi porti qualcosa, mi basta che tu ti faccia vedere. Perché non dici niente? Che cosa? Ma che gli prende? Io non lo capisco. Britai è tornato nelle vicinanze della Terra. Il suo arrivo coincide con il recupero delle spie Zentradi infiltrate su Macross. Una volta tornati a bordo, Walera, Rory e Konda cominciano a rendere partecipi delle loro scoperte molti soldati, lasciandoli sconcertati. L'equipaggio di Macross riceve l'ordine di partire per lo spazio. Non perdete il prossimo episodio di Macross, Paradiso Perduto! もう追いかけはしない君の走る影の後人は誰も走り続ける。ゴールはまだ見えない。今日の次に何がある。 明日の先に何がある。遥か彼方の光に向けて僕は今も走り続け